Da un'indagine deriva che il 4% della popolazione italiana è convinta che il cioccolato sia un prodotto tipico umbro. La cioccolata si coltiverebbe in Umbria. Questo ovviamente non è vero, però è vero che Perugia per tutti è la città della cioccolata. E qui siamo nella casa del cioccolato. Ma la storia del cioccolato comincia dalla pianta del cacao. Questa è la cabossa che contiene i semi di cacao. I semi di cacao sono qua e qua ci sono i paesi che producono il cacao, che stanno attorno all'equatore. E cosa c'è in questa quella cosa lì? È azteca, sono gli aztechi che hanno inventato il cacao. Le origini del cioccolato in tazza, quando il primo europeo, che fu Cristoforo Colombo, incontrò questa strana bevanda presso gli aztechi, che lavoravano i semi di cacao triturandoli anzitutto sopra questa pietra chiamata metate, sotto la quale veniva acceso un fuoco, e dalla liquefazione del burro di cacao si originava una pasta. Questa pasta poi veniva fatta indurire e essiccare, messa in infusione in acqua insieme a pepe, cili, peperoncino e via dicendo. Questo era il cibo degli dèi. E lo sapeva bene Montezuma, l'imperatore degli Aztechi, che era solito consumarne 50 tazze al giorno. 50? Tante quante erano le sue concubine. Ah, però Montezuma, ma invece da noi come arriva il cacao? Il primo carico di cacao arriva in Italia nel 1606. Siamo alla corte di Cosimo de' Medici. Il consumo diffuso di cioccolato in Italia decolla con l'invenzione del bacio. Ma chi l'ha inventato sto bacio? Lo inventa una donna, lo inventa Luisa Spagnoli, una delle fondatrici di questa azienda, una donna parsimoniosa, che lo inventa come espediente per recuperare in particolare la granella di nocciole, che era residuo di tante lavorazioni. E chi è che lo chiama bacio? Dai, questo è bellissimo. Chi capovolge questa immagine è il suo partner, è Giovanni Buitoni. Il suo padre, perché la Cristina è una signora. In realtà questi qui hanno inventato anche la telenovela, perché Buitoni e la Spagnoli sono amanti. Sì, Luisa Spagnoli è la moglie di uno dei soci fondatori. Considera che nel 23 è lei che entra nel consiglio di amministrazione in Perugina. Ecco. Giovanni Buitoni invece è l'ultimo rampollo della dinastia di Pastai. Quindi loro si conoscono in un campo professionale. Sì. Poi tra i due nasce anche una love story. Sì, ma non solo, si è separata, ma lei aveva 14 anni più di lui. Allora nell'italietta di allora era una cosa pazzesca, capito? E inventano il bacio, che è proprio interessante questa cosa qua. Sì, è una storia affascinante.